Amici di YouTube, bentrovati con il punto sulla nona giornata di Serie D Girone H. Una giornata con molte sorprese. Probabilmente, ecco, avevo previsto la vittoria del Nardò a Gravina, la prima sconfitta del Gravina, anche se una delle poche partite dove ho indovinato il pronostico, ho indovinato quello che poteva essere l'esito di questa gara, più che altro perché ho visto che il Nardò comunque poteva, grazie alla sua squadra, alla sua rosa, una rosa importante, un allenatore bravo come Fogliamanzillo, poteva impensierire la capolista. E così è stato, visto che alla fine è arrivata questa prima sconfitta per il Gravina. Tanto prima o poi la partita la devono perdere tutti. Il Gravina lo ha fatto davanti al pubblico amico, tra l'altro dopo circa 3 anni che non perdeva davanti al pubblico gravinese. Nardò quindi che si rilancia con questa vittoria per far capire anche qual è il vero valore di questa squadra allenata da Fogliamanzillo. Nardò che sicuramente è destinato ad arrivare, a tornare nelle zone altissime della classifica. Detto questo, il Trastevere si è fatto recuperare 2 gol dalla Madrepierra che sembrava veramente ultima, ormai morta e defunta, invece così non è stato. Il ritorno di De Felice in panchina ha portato nuova linfa evidentemente alla squadra foggiana e una nuova sicuramente anche capacità di capire quali sono i veri mezzi di questa squadra che voglio ricordarlo, nelle prime due partite raccolse 3 punti con la Nocerina in casa, 3 in casa Nocerina e poi il pareggio a Bisceglie e poi non ha più preso punti, praticamente insomma, ha fatto punti soltanto con le grandi, adesso anche con il Trastevere, 2-2 il finale del Trastevere Stadium, quindi una Madrepietra rigenerata e che sicuramente potrebbe iniziare il suo campionato da domenica scorsa, perché è un bel pareggio in trasferta contro il Trastevere, che comunque col punto guadagna un punto poi sul Gravina che ha perso, quindi si appaia in vetta la squadra gialloblu, e quindi è un punto importante per la Madrepietra per rilanciarsi. Delle grandi, molto male la Nocerina, ne paga il mister Maiuri esonerato dopo la sconfitta nel derby della provincia di Salerno contro la Gelbison, a 3-1 netto in favore della squadra di Vallo della Lugania, che continua ad essere la mina vagante del campionato, che veramente può vincere e perdere contro chiunque, attacco atomico. Ed è una squadra che continua a far bene, forse una delle più belle rivelazioni di questo inizio di stagione. Siamo alla nona giornata, lo voglio ricordare. Delle altre grandi, non c'è più tra le prime l'Herculaneum, che era una delle altre sorprese del campionato. Herculaneum che ha perso 6 punti tramite delle decisioni del giudice sportivo, in casa con Lanzio. Poteva tornare alla vittoria per riprendersi quantomeno subito qualche posizione in classifica, invece alla fine è arrivato un pareggio con Lanzio che ha pareggiato nel finale, quindi per l'Herculaneum una settimana davvero negativa che di fatto toglie quanto di buono fatto dalla squadra del presidente Mazzamauro in questo avvio di campionato. Comunque è una squadra che ha tutte le carte in regola per tornare non dico tra le grandi, ma quantomeno una posizione più tranquilla di classifica. Bene il Bisceglie, che è la squadra che ha approfittato maggiormente degli stop di Gravina e del parziale stop del Trastevere. Bisceglie che ha vinto sul campo del San Severo 3-2, una gara importante con cui il Bisceglie riesce ad avere finalmente un po' di continuità, che è quello che era mancato fino a questo momento del campionato per l'11 di Ragno. E quindi un Bisceglie che finalmente riesce ad avvicinarsi alle grandi, adesso a 16 punti, a 4 dal primo posto sul podio, finalmente è un Bisceglie che sta dimostrando qual è il suo vero valore. Ricordiamo, questa è una squadra che non doveva neanche iscriversi al campionato, poi però il ritorno di Canonico ha permesso non solo l'iscrizione, ma anche il fatto che ad Bisceglie abbiano allestito davvero uno squadrone per tentare il ritorno dopo tantissimi anni nel professionismo. 2-2 della Vultur, non brillantissima questa volta sul campo di Genzano, una Cinzia che recrimina perché per la seconda volta consecutiva subisce un rigore nel finale in casa e perde altri 2 punti. Tanto un rigore che francamente secondo me non c'era perché c'era un fallo evidente dell'attaccante della Vultur sul difensore del Cinzia prima dell'episodio del rigore, qualche secondo prima. Cinzia quindi che è stata, dobbiamo dire, sfortunata e perde 2 punti importanti in chiave salvezza, mentre la Vultur comunque su 9 partite ne ha pareggiate moltissime, però ne ha perso soltanto una Bisceglie, quindi una squadra che anche a piccoli passi sta andando avanti, però ripeto, meno brillante del solito in questa domenica. Chi è tornato alla vittoria è stato invece Francavilla Insigni, che rimonta, ha battuto il Ciampino, che era passato per primo in vantaggio, e Francavilla nuovamente si sono palesati rispetto di un'altra prestazione e di un altro risultato negativo, invece poi una grande rimonta, e il Francavilla è la squadra che sicuramente noi ci aspettiamo di vedere tra le prime 5-6 del campionato, e sicuramente insomma, questa vittoria potrebbe finalmente far partire la squadra di Lazic verso un traguardo, verso una posizione più importante in classifica e più degna e consona al valore della squadra del presidente Cupparo. Delle altre 3-3 tra Madrepietra e Picerno, scusate, tra Manfredonia e Picerno, col Manfredonia che ha visto l'esordio di Catalano in panchina, evidentemente non era lui, non era Vadacca forse il problema di questo Manfredonia che comunque
È uscita con questo 3-3 deludente in casa contro il Picerno che appariva in difficoltà in questa fase del campionato, invece è arrivato questo 3-3 con Bozzi che alla fine ha pareggiato questo incontro, altrimenti sarebbe stata una sconfitta per il Manfredonia, quindi l'esordio non certamente positivo del mister catalano in panchina per la squadra del Manfredonia. Questo è quello che ha detto la giornata con per ultima la vittoria importantissima dell'Agropoli a Picerno contro un Potenza super contestato dai tifosi rossoblù. Agropoli che finalmente trova anche continuità con una vittoria in trasferta, anche se fuori casa dobbiamo dire che la squadra di Santosuosso aveva sempre ben figurato anche quando aveva perso, vedi per esempio la partita di Trastevere. Un Agropoli molto giovane che però sa il fatto suo evidentemente perché la classifica sorride certamente la squadra bianco-azzurra agropolese. Questo è quanto ha detto la nona giornata secondo me, ripeto, con il Trastevere che ha guantato il Gravina in vetta, ma entrambe hanno leggermente rallentato in questa giornata che ha visto invece l'avvicinamento del Bisceglie, che forse è il dato più importante di questa nona giornata del Girone H. Vi ringrazio, iscrivetevi al canale YouTube e ci vediamo sempre su YouTube con la decima giornata della serie di Girone H.